Un saluto a tutti gli amici di motorsport.com, benvenuti o bentornati a questo nuovo appuntamento con ospite. Oggi siamo qui con Dennis Foggia, pilota ufficiale in Moto3 con il team Leopard, team campione del mondo, e esordiente con il nuovo team e con la nuova moto in Qatar, protagonista di una delle poche gare che sono state disputate quest'anno. E allora Dennis, raccontaci un pochino come sta vivendo questa situazione attuale di stop forzato, come è cambiato il tuo allenamento, come ti stai preparando per un'eventuale ripresa della stagione. Sì, beh, un po' difficile perché comunque sei a casa, ti alleni con quello che hai. Fortunatamente ho casa abbastanza grande, quindi posso correre intorno a casa. Gli allenamenti ovviamente non sono come quando ti alleni in palestra, non hai tutti gli attrezzi, però con un po' di immaginazione riesci a fare tante cose. Sto facendo molta corsa perché devo dimagrire almeno un chiletto e mezzo per essere perfetto. E questo, tutti i giorni diciamo la stessa cosa, dopo un po' ti annoi un po', però sicuramente se torneremo farà la differenza. I pochi piloti che sono rimasti, diciamo, in forma, che si sono allenati in questa quarantena, ecco, si vedrà la differenza. Ma infatti è proprio questo forse il punto cruciale per voi piloti, perché l'allenamento specifico in questo momento magari è un po' complicato portarlo avanti, però in qualche modo, magari anche con un personal trainer o con l'esperienza passata che avete maturato, potete andare avanti e proseguire per mantenervi in forma e poi eventualmente ritornare e dover solo continuare a macinare un pochino di chilometri sulla moto. Sì, infatti anche con il mio coach facciamo, diciamo, le conferenze come stiamo facendo io e te ora, e mi dice più o meno ogni giorno cosa fare, perché purtroppo la palestra è chiusa, e quindi ecco, tutti i giorni così. Poi ecco, spero riusciremo a tornare il prima possibile, perché comunque mi trovo bene con la squadra, con il team, tutto, e ancora abbiamo margine, perché ancora devo conoscerli, loro devono conoscere me ancora, e anche io devo conoscere bene la moto, perché la moto è nuova per me, perché ho sempre portato un altro tipo di moto, e quindi abbiamo ancora tutto da scoprire, ecco. A proposito proprio di moto, infatti, sei passato su una Honda dopo tanti anni di KTM. Quali sono le differenze sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista pratico che hai trovato nel passaggio? Se hai trovato qualche difficoltà o se la Honda ti è sembrata più facile da guidare, magari? Allora, difficoltà no, ma sicuramente molto, un modo diverso di portarla. Quando a primo impatto, quando sono salito sopra, era, diciamo, un po' più una moto da corsa, un po' più bassa, per esempio un po' più basso, quando ti metti in carena sei un po' più disteso, invece la KTM era un po' più altina, sopra stavi un po' più alto, come se avessi un cuscino sotto. E poi andando avanti arrivi subito a un tempo molto ottimale, poi ovviamente per fare lo step di lavorare molto, però poi quando ci arrivi riesci a girare sempre lì. Con l'altra moto era diverso, quando arrivi al limite le moto più o meno vanno tutte uguali, poi dipende anche dai tecnici se sono bravi o meno, chi è più bravo, chi riesce a sfruttare le altre caratteristiche, ecco. Comunque con questa ho ancora molto margine. Certo, tra l'altro poi hai disputato solamente una gara, hai iniziato relativamente da poco, quindi ci sarà tempo per migliorare e anche per conoscere bene la squadra, una squadra completamente nuova. Sei nel team campione del mondo, tra l'altro. Che effetto ti fa? Senti un grande senso di responsabilità, immagino. Ma allora, di una cosa sono sicuro, che loro daranno il massimo per farmi vincere o farmi andare bene, sia per me che per gli altri piloti, tutti gli altri piloti che hanno avuto, loro voglio vincere, come voglio vincere io. Quindi su questo non ho dubbi. Poi sì, ancora devo imparare alcune cose, perché dopo l'esperienza dell'altro anno, che comunque è stato un anno abbastanza difficile, diciamo che questa prima gara è stata per me per levarmi un po' di dubbi,
perché l'ultima gara c'è stata una caduta per me abbastanza brutta, me la sono portata ancora fino all'ultima, alla prima gara di quest'anno, che ancora ho dei dolori al ginocchio, e che dovevo, non si sapeva se dovevo operarmi o meno. Alla fine abbiamo deciso di no, se devo farlo lo farò quando ci sarà la pausa. E quindi ecco, è stata una gara di passaggio per me, per capire un po' di cose, per capire che ancora sono ancora in grado di stare lì davanti, e, perché ecco, l'altro anno è stato abbastanza frustrante a livello di testa, ecco. Quindi per recuperare ci ho messo un po', ma adesso sono pronto. Ma anche la caduta di Valencia, se vogliamo, è stata molto spettacolare, nel senso anche negativo del termine, se vogliamo. Sì. Ed è stata probabilmente la tua più brutta caduta in carriera, sì. anche a livello mentale, che impatto ha avuto? Hai cambiato un pochino l'approccio? Avevi forse un pochino più di timore nel salire in moto? Oppure allora, non vedevi l'ora di ricominciare? No, io non vedevo l'ora di iniziare per riconfrontarmi subito con gli altri piloti. Comunque è stata la più brutta, perché non ho mai perso i sensi in una caduta, non mi è mai successo. Ho sbattuto molte volte, come parecchi piloti, la testa, perché può capitare, però non ho mai perso i sensi per un minuto o due, ecco. Quindi è stata un po' brutta quella, perché poi la notte quando dormi ti rimangono in mente, no? Delle cose, perché non, io mi ricordavo bene, però dopo un po', piano piano si allenta la tensione, ho finito la stagione, non l'ho chiusa in bellezza, l'ho chiusa con una caduta. Quindi fino a in Qatar, sì, i test l'abbiamo fatti e tutto, però volevo confrontarmi realmente in gara. Cosa, non lo so, cosa poteva cambiare. Alla fine nulla. E quindi diciamo la prima gara è stata un po' di passaggio. Ero convinto che avrei potuto far bene, però ho iniziato la gara con, ok, vediamo cosa succede. Ho visto tutto, poi purtroppo ho fatto quel piccolo errore quando mancano due giri, che sono andato lungo, se no sono sicuro che il risultato sarebbe stato sicuramente migliore. Beh, comunque la prima gara è stata, se vogliamo, un piccolo rodaggio per capire anche la tua condizione fisica, perché ci stavi dicendo che hai avuto problemi al ginocchio, e anche un pochino per capire in gara come lavorava la tua moto, che per te era nuova. Però comunque sei arrivato a meno di un secondo dal vincitore, entrato subito in top 10 nonostante l'errore, autore di una grande rimonta. Quindi, se vogliamo, tutto sommato il bilancio non è proprio negativo. Non è negativo, però ovviamente non sono contento, perché sono sicuro che se non avessi fatto quell'errore, a vincerla no, però avrei potuto fare podio magari, non si sa, con i sé e con i ma non si sa, però sicuramente meglio di nono. Poi ecco, anche nei test, in questo inverno la Leopard ha l'Academy su a Palma di Mallorca, e sono andato lì, però dopo un po' sono dovuto tornare per farmi l'infiltrazione al ginocchio, perché mi faceva male, con la forza di fare bicicletta mi si era rigonfiato, un po' di problemi, quindi ho dovuto rifare una nuova infiltrazione, e poi sono partito per il Qatar, ecco. Parlavi continuare a farle, sì. Parlavi dell'Academy a Palma de Mallorca con il team Leopard, quindi passi da Academy ad Academy. Pensi che la VR46 in qualche modo ti abbia aiutato ad affrontare anche la nuova esperienza dell'Academy? Che cosa ti porti dietro? Che esperienza ti ha fatto maturare il percorso nell'Academy di Valentino Rossi, che comunque è una delle Academy di punta del mondiale? Beh, certo. Sicuramente mi ha fatto migliorare, a capire le persone, a relazionarmi con le persone e sapere subito come approcciare. Quindi ecco, anche andando in moto, ovviamente, perché allenarsi a Rancho Davale non si allenano tutti lì, non hanno tutti questa possibilità. Ovviamente confrontarsi con Vale e con gli altri piloti è sempre buono, e confrontarsi con Valentino non è mai non tutti riescono a farlo. Quindi noi tutti i sabati io avevo la fortuna di allenarmi con loro, con lui, e ho imparato molto, specialmente da lui quando gli andavo dietro. Tra l'altro, se vogliamo, rappresenti un pochino un'eccezione, perché nella maggior parte dei casi i piloti sono tutti romagnoli, invece sì.
tu come me sei un po' il terrone delle moto, no? Siamo da Roma, quindi è anche un po' più complicato, però sei riuscito a farti strada anche venendo da una città che comunque non ci offre mai moltissimo in questo senso. Beh, quindi è un grande privilegio poter arrivare a questa. Ti dico, non è stata per niente facile, ho avuto qualche problemino, però fortunatamente ho l'appoggio dietro di mio padre, che è sempre vicino a me, quindi sa cosa consigliarmi, e quando ci sono momenti difficili sa come farmi uscire fuori, ecco. Quindi non è stata facile, però neanche tanto difficile, fortunatamente, grazie a lui, ecco. Beh, anche perché siamo arrivati fino a qui, quindi penso che abbiamo lavorato bene, non male, ecco. Esatto, quindi insomma arrivare, sei anche molto giovane, quindi arrivare molto presto in una delle più grandi realtà del motociclismo attuale non è cosa da poco. Poi anche forse la tua giovane età ha contribuito alla ricerca di nuovi stimoli, per poi passare al Team Leopard, che dicevi recentemente ti aveva fatto delle offerte già in passato, non solo per il 2020. Sì, non solo per il 2020, diciamo che loro mi avevano contattato tantissimo, tantissimo tempo fa, prima che entrassi nell'Academy, però ovviamente sfido chiunque, se hanno offerta dell'Academy o un'offerta di un altro team, ovviamente scegli l'Academy, è così. E poi si erano, diciamo, fatti avanti anche a fine 2018, però io ho continuato a credere nel progetto di Sky dell'Academy, e quindi io ci ho creduto fino alla fine. Poi purtroppo le cose non sono andate come speravo, e poi da lì allora ho deciso di cambiare. Quindi insomma nel 2020 nuova avventura, nuova squadra, nuova moto, sì. Quali sono gli obiettivi che ti sei prefissato? Ma io tutte le gare podio. Vorrei stare almeno a lottare lì tutte le gare per il podio, e so che con loro è possibile questa cosa. Ovviamente vincere il titolo, o arrivare nei primi tre, però per vincere il titolo non è che lo pensi, lo fai, bisogna avere molta fortuna, tutte le cose devono andare bene, perché purtroppo stiamo facendo le gare, non si sa mai quello che può succedere. Però ovviamente il mio obiettivo è quello. Tra l'altro la Moto 3 o vincere il mondiale. Tra l'altro la Moto 3 è sempre una delle classi più divertenti da seguire, perché è la più combattuta, bagarre, sì, dall'inizio alla fine, quindi è anche molto imprevedibile in questo senso. Però arrivate comunque molto preparati, perché per affrontare delle lotte così serrate dovete essere anche psicologicamente molto pronti a dare il tutto per tutto, dal semaforo alla bandiera a scacchi. Sì, è tosta, perché siamo tutti veramente molto vicini, e è facile commettere un errore, che magari puoi farlo tu o che può fare un altro e ti coinvolge anche a te. Quindi bisogna stare molto attenti, essere lucidi, concentrati e cinici gli ultimi giri, ma ovviamente sempre con la testa, perché è capitato, abbiamo visto che a volte parecchi piloti per la foga fanno purtroppo delle cavolate, magari ti coinvolgono anche a te. Quindi bisogna stare più avanti possibile, perché più avanti possibile, cioè più avanti ci sono, diciamo, i piloti un po' più esperti, e anche magari a volte io parto dietro, è più rischioso, perché tutti vogliono andare avanti e è più rischioso, ecco. Però per la TV sicuramente è una categoria fenomenale. Assolutamente, per chi segue da appassionato e anche per chi racconta la Moto3, paradossalmente, se vogliamo, è anche più divertente della MotoGP. Ma per esempio, si dice anche che in qualifica, che in Moto3 la qualifica conti fino a un certo punto, però in questo senso tu un pochino smentisci, è un'arma a doppio taglio partire davanti o dietro in Moto3. Ovviamente preferirò partire sempre avanti, il più avanti possibile. Però se purtroppo, come è successo in Qatar, l'altro anno partivo dietro per altri motivi, quest'anno cioè, la prima gara sono partito dietro perché purtroppo non c'era uscita la strategia, e allora anche qui sono partito dietro, però alla fine sono, diciamo, un po' abituato.
Però è difficile perché poi ecco, è facile commettere un errore perché ovviamente non sei solo in pista e per la foga, la prima gara e tutto quanto è difficile, però con le scie chi parte dietro è diciamo avvantaggiato. Certo, poi Però le scie. da tutte e due le parti, perché poi tu magari arrivi lì davanti che sei stanchissimo, hai finito le gomme. La moto è più calda perché hai tutte le scie avanti, quindi è una moto più taglio, ecco, devi riuscirla a sapere sfruttare bene. Quindi anche la Moto3 veramente è una classe di formazione vera e propria per voi piloti. E noi Molto. speriamo di tornare presto a vedervi battagliare in pista. Secondo te, quali sono le ipotesi più realistiche per tornare in pista? Perché anche Speleta era un po' pessimista, soprattutto negli ultimi giorni. Sì, anche io ovviamente ho sempre quel minimo di speranza perché questa è la mia vita, quindi spero di tornare presto a correre, però è molto critica la situazione, giorni migliora, giorni peggiora, quindi non si sa, non lo sai mai, però comunque io continuo a tenere duro, tutti dobbiamo continuare a tenere duro, però ecco. Dicono che con 13 gare il mondiale diciamo, è buono, no? Puoi Sì. vincere il mondiale con 13 gare. Però sinceramente non lo so perché a volte pochi giorni fa hanno annullato Le Mans. Sì. Dopo resta Mugello, quindi Mugello ci sono molti, molti, molti spettatori che vanno a Mugello perché Mugello è una gara storica, no? Quindi sono quasi sicuro che probabilmente annulleranno anche Mugello o la posticiperanno, però dicono a luglio, inizio giugno, non si sa, non si sa, ogni giorno cambia. Spero il prima possibile, spero il prima possibile, però ecco, andremo a vedere, ecco, io comunque mi tengo pronto. Ed è questo l'importante, sempre tenersi pronti e sempre rimanere in guardia per quando ricomincerà la stagione. E, tra l'altro, il governo catalano ha dichiarato sospeso il Gran Premio di Barcellona, quindi ci si aspetta anche da un momento all'altro che rimandino la tappa del Mugello o che vengano annullate una delle due gare. Comunque noi veramente ci auguriamo che riprenda il prima possibile, anche perché l'impatto economico, soprattutto per Moto2 e Moto3 che vivono delle gare, diventa particolarmente importante. Sì, parecchi team, a parte diciamo i top team, ci sono pochi team top della Moto3 come pochi team top della Moto2. Quei team piccolini che magari si reggono grazie ai sponsor, adesso è un momento difficile, molto difficile, quindi è un tosto un po' per tutti, anche per noi, quindi bisogna tenere duro e sperare sempre nel meglio, ecco. Certo, noi teniamo duro, rimaniamo dentro casa e ci auguriamo Brava. di ricominciare il prima possibile. E noi, Dennis, ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Grazie Vi invitiamo tutti gli amici di Motorsport a continuare a seguirci, a iscrivervi al nostro canale YouTube e di vedere tutte le altre interviste, oltre alla chiacchierata che abbiamo avuto ora con Dennis, che ricordiamo essere nel team campione del mondo e quindi ha grandi ambizioni per questo 2020 se si dovesse tornare in pista. a voi. Speriamo davvero. Speriamo di vederci presto anche, perché vuol dire che si ritorna all'azione. Grazie mille, Dennis, Grazie a voi. e ci vediamo presto. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.